Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo incontro con il bicchiere della staffa. E qui con noi abbiamo Roberto Tardito, che ringraziamo per essere venuto a presentare il suo ultimo libro, che noi abbiamo appunto appena pubblicato, ed è questo qui, Angelo Branduardi, il viaggiatore. Roberto è anche lui musicista, cantautore, quindi solamente la persona più indicata e più competente per scrivere su Angelo Branduardi. E vorrei subito chiedere quindi a Roberto, questo sottotitolo, Il viaggiatore, ecco, se ce lo può spiegare, perché Angelo Branduardi, ecco, è un viaggiatore. Beh, dunque, Il viaggiatore è il titolo di una canzone, di un album che si chiama Si può fare, e la canzone rappresenta bene effettivamente il percorso di Branduardi, secondo me, che è un percorso tortuoso, quindi attraversando diverse fasi durante la sua carriera toccando diverse terre. Proprio a livello anche sia musicale che culturale, Branduardi è riuscito ad esplorare, ecco, mondi diversi, spesso utilizzando la fantasia più che il viaggio reale. Quindi, spesso sono state ricostruzioni personali, da parte sua. E quindi per questo il viaggiatore, perché in fin dei conti poi il viaggio è ciò che conta veramente, quindi più che la meta. Io ho sempre, in qualche modo, vissuto Branduardi come un fenomeno. È un fenomeno, intergenerazionale, nel senso che, ha veramente coinvolto quasi 3 generazioni probabilmente di ascoltatori, quindi dai nonni, padri, figli, i padri che hanno tramandato i figli. E nel leggere il tuo libro, che si apre subito con questa frase abbastanza dirompente, perché tu a un certo punto dici, Branduardi è il fenomeno che non ha senso. Perché è il fenomeno che non ha senso? Ci vuoi raccontare un po' questa... Sì, mi rendo conto che l'affermazione è un po' forte, però secondo me è così. È un fenomeno che, come dico nell'introduzione che tu hai citato, è un fenomeno che non sarebbe potuto esistere né prima né tantomeno dopo. È proprio una strana serie di fattori che si sono uniti e che hanno fatto sì che la cosa potesse esistere. Perché? Perché Branduardi inizia la sua carriera in anni difficili a livello politico, anni impegnati politicamente, la musica è impegnata politicamente, quindi il momento dei cantautori, il momento d'oro dei cantautori, diciamo così, politicizzati. E quindi questo tipo di musica, questo tipo di poetica, in teoria non avrebbe potuto trovare un terreno fertile. Tanto che io cito ciò che dice il direttore della RCA italiana quando Branduardi porta alla Fiera dell'Est, che gli scoppia a ridere in faccia e gli dice che dovrebbe riscriverla, però cercando di utilizzare termini come fabbrica occupata e operai, una cosa del genere. E quindi in teoria la cosa non poteva funzionare, però probabilmente in realtà va a toccare secondo me, un altro aspetto, un'altra faccia della stessa medaglia, perché probabilmente l'idea della fantasia al potere, no? Che era poi in realtà lo slogan originario, è proprio il cuore della musica di Branduardi. Non poteva funzionare dopo perché con l'avvento della musica elettronica e di quel tipo di sonorità anni 80 non sarebbe mai stato possibile dopo. E neanche prima perché comunque il pubblico non era ancora
pronto, insomma, in Italia c'erano, negli anni 60 c'erano proprio le canzonette, voglio dire, certo. I primi cantautori, Gino Paoli, eccetera, però non era ancora pronto il pubblico. E quindi, sin dall'inizio, comunque, Branduardi è stato un cantautore controcorrente, no? Che tuttavia però è riuscito a trovare un suo pubblico, forse proprio questo pubblico che aveva bisogno di una, di un'evasione in un mondo, fantastico. E qui direi che potremmo anche ricollegarci appunto anche a quello che scrive nel libro riguardo alle fonti, alle ispirazioni di Angelo Branduardi, no? La musica tradizionale, la tradizione europea, ma non solo europea, le ballate medievali. Ecco, puoi spiegarci, puoi un po' così anticiparci quello che poi il lettore troverà nel libro? Sì, ecco, io ho dato spazio, ho dato largo spazio alle fonti, sia quelle musicali che quelle poetiche, perché in Branduardi, a differenza di altri cantautori italiani, ci sono fonti musicali che sono molto forti, che vengono da un passato anche a volte molto remoto, e anche fonti poetiche molto forti, perché ci sono grandi poeti europei e non solo. E quindi mi è sembrato proprio giusto dedicare una grande parte del libro a queste fonti. Branduardi va ad attingere qua e là da tradizioni, come dicevo, europee, può essere la musica celtica, ma anche, voglio dire, quella sarda. Ecco, c'è un esempio che io porto, quello delle launeddas, che è uno strumento antichissimo, vecchio di migliaia di anni, probabilmente lo strumento più antico esistente, ancora utilizzato da pochi suonatori proprio in Sardegna, che hanno dei maestri, una cosa molto particolare. E questi suoni sono suoni ancestrali, nel senso che vanno proprio a risvegliare un qualcosa, secondo me, nell'ascoltatore. Adesso faccio un esoterismo da quattro soldi, naturalmente, però vanno a risvegliare un qualcosa, una sorta di memoria nell'ascoltatore, che si ritrova senza probabilmente sapere neanche perché. Branduardi utilizza, e addirittura in alcuni casi è riuscito a stravolgere alcune melodie tradizionali, facendole diventare una cosa completamente diversa e quasi irriconoscibile. E a livello poetico ci sono, come dicevo, tanti poeti, a partire da Sergei Yesenin, che è il poeta russo che ha scritto Confessioni di un malandrino, questo, ma c'è un album dedicato alle poesie di Yeats, ci sono poesie d'amore dei popoli primitivi, insomma ci sono veramente tante influenze. E quindi Tullio, ho avuto sempre, scusa se ti interrompo, ho avuto sempre questa collaborazione un po' della stesura di testi sia con la moglie che con, diciamo, tante figure che l'hanno circondato. Ricordiamo che, ad esempio, una piccola curiosità, Branduardi era molto amico di Faletti, che i lettori più, insomma, più appassionati conosceranno molto bene, e lui spesso cita, insomma, questo episodio di Faletti, insomma, i due tra amici, e nello scambiarsi questi manoscritti si caldeggiavano, fino a che Branduardi non ha proprio caldeggiato questa intenzione di dire: ma Giorgio, scrivi, perché mi sembra che in qualche modo ci sia un qualcosa. Quindi lui continua a raccontarlo sempre in maniera molto, ecco, convinta, ecco. Senti, ma invece questa scrittura, ci hai raccontato di un viaggiatore che, adesso meglio stiamo scoprendo questo viaggiare, ci stai parlando di passato, di riscrittura, senza che risulti una domanda troppo marzullera, ma credi che sia solo un viaggiatore del passato, oppure è ancora oggi qualcuno che si affaccia sul futuro in qualche senso? Ma potremmo prendere ad esempio il titolo di una serie di
di album che lui ha realizzato con dei gruppi di musica antica, che si chiamano appunto Futuro Antico, che è un'espressione un po' paradossale, nel senso che un futuro difficilmente può essere antico, ma l'idea è proprio di andare a rispolverare un patrimonio che in realtà guarda al futuro, proprio perché contiene una traccia di un passato che è in qualche modo moderno, se non addirittura ipermoderno. A volte la musica antica è una musica che ricorda qualcosa di sperimentale, no? Potremmo dire. E quindi l'idea è proprio di creare questo paradosso. Si guarda al passato per un passato con la vista sul futuro, si guarda al passato per arrivare da trovare la chiave del futuro, ecco, secondo me. E quindi anche questo spiega il fatto che Brando Hardy sia un autore intergenerazionale, no? Parlava appunto alle generazioni, negli anni 70-80, però poi è ancora assolutamente attuale. Intergenerazionale perché non si va a legare a un periodo preciso. Cioè il problema di chi scrive è di spesso di scrivere delle cose che sono come dire, troppo attuali, troppo legate a quel momento lì, e che quindi 10 anni dopo sono inesorabilmente invecchiate. Questo lo dico proprio in prima persona, perché è mio piccolissimo, però faccio sempre molta attenzione a non usare magari linguaggi di moda o espressioni che magari nel giro di dieci anni fanno sorridere. Non mi ricordo che c'erano... A un certo punto, all'inizio degli anni 90, c'erano diversi autori che scrivevano, mettevano l'idea del cellulare come una cosa ridicola e da ricchi, no? Racconta la scena del riccone col cellulare, che diventa tutto un po' ridicolo nel giro di pochi anni, no? Il fatto che Brando Hardy sia così atemporale, proprio completamente slegato dalla realtà, e fa sì che possa essere probabilmente apprezzato da una persona di 80 anni come da una di 8, credo. Senti, per scrivere una biografia bisogna apprezzarlo molto, Brando Hardy, ma mi chiedo come sei arrivato tu a Brando Hardy e cosa ti ha fatto innamorare così tanto di Brando Hardy. Penso questo motivo qui, nel senso che io l'ho scoperto quando ero bambino, perché mio padre ascoltava qualche cosa, e ricordo di aver ascoltato, non ricordo la canzone, ma ricordo di averla ascoltato e di essere rimasto in qualche modo coinvolto. Poi, con gli anni, l'ho un po' abbandonato, perché poi sono andato a scoprire altre cose, e poi... però è rimasto sempre una parte di me, effettivamente, che pur scrivendo anche cose io molto diverse, in realtà probabilmente fa parte proprio di un mio bagaglio personale, che arriva da molto lontano, perché devo dirti, ero proprio bambino, ho avuto 7-8 anni, credo. E quando a un certo punto quindi l'hai ripreso, l'hai visto e ascoltato sicuramente in maniera diversa, e poi nello scrivere, quindi nel recuperare tutto il materiale, c'è un lavoro, insomma, di un certo tipo e sostanzioso. Quali sono gli aspetti che più ti hanno sorpreso nel raccontarli? Cioè quelle cose che proprio sei andato a ricercare e hai detto guarda questa roba qua che stava avanti 30 anni, oppure quella roba che ti ha colpito, che hai detto anche io da musicista è da leggere ad alta voce? Più che... Ma se ti devo dire, cioè, devo leggerla in questa maniera qui, sicuramente il coraggio dei primi dischi, cioè di quando, anche prima della Fiera dell'Est, c'è un album molto bello effettivamente che si chiama La Luna, che è assolutamente assurdo per quegli anni, infatti non avendo magari neanche la potenza del singolo della Fiera dell'Est, non ha avuto alcun riscontro.
Ecco, ciò che mi piace è proprio il coraggio di andare completamente controcorrente quando non hai ancora i mezzi per farlo, se non hai un riconoscimento che ti permette di poterlo fare. Dischi che magari ci sono altri dischi coraggiosi che ha fatto negli anni 80, negli anni 90, però lì te lo puoi, discograficamente te lo puoi permettere, perché una volta che hai avuto un successo da milioni di copie, poi bene o male ti ha permesso tutto. Ma ciò che mi ha sempre sorpreso è l'inizio, quando non c'è ancora calcolo, ecco, c'è proprio istinto puro e anche così, l'istinto puro di giocarsi la propria moneta o la va o la spacca come una cosa completamente anticommerciale. Quindi sicuramente questo aspetto. E poi ci sono anche altri aspetti coraggiosi, ecco il caso dell'album su Yates. Sicuramente un altro caso di coraggio musicale, perché andare a ripescare 10 poesie di un poeta in Italia semi sconosciuto, nonostante fosse poi un premio Nobel per la letteratura, però poco conosciuto, con un album completamente acustico, fatto solo con 2 chitarre, poche percussioni. Negli anni 80, in cui, come dicevo prima, ci sono suoni elettronici, tutte altre atmosfere, anche un altro tipo di vita, ecco, vita dedicata più al divertimento, diciamo, facendo proprio picciola, insomma, banale. Però, ecco, quello che mi piace è proprio il coraggio di cambiare strada e di sorprendere il pubblico, che poi forse è ciò che deve fare un artista, no? Sì. E poi forse è un lavoro che hanno fatto forse solo lui e De André, cioè mi ricordo proprio lo Spoon River di André, forse sono quelli due che si ricordano forse di più. Sì, sicuramente andare a cercare questo passato, forse anche Battiato, ecco, Sì, che qualcosina. dal punto di vista proprio culturale e poetico, però sono proprio pochi i casi in cui c'è questa coerenza di fondo, ecco. Io vorrei ricollegarmi a riprendere quello che dicevi prima, no? Mi interessava molto questo discorso questi temi anche un po' archetipici, no? Che ritornano, che pertanto sono universali e appartengono all'umanità, indipendentemente dall'epoca. Nel libro ti soffermi molto sui temi che Branduardi tocca nelle sue canzoni. Ci puoi parlare appunto di questi, dei temi, delle tematiche, degli argomenti su cui appunto ritorna più spesso nelle sue canzoni? Sì, allora, un tema di cui non si era mai parlato, o parlato raramente in forma completamente diversa, di cui Branduardi invece parla largamente, soprattutto in quei primi anni, è il tema della morte, no? Che anche anticommerciale l'idea di fare un disco dedicato alla morte. Ecco, lui appena ottiene questo minimo di credibilità fa un disco come La Fiera dell'Est e anche quello dopo, che si chiama La Pulce d'Acqua, dove ci sono diverse canzoni dedicate alla morte, tra cui quella famosa che si chiama Vallo in fa diesis minore, Sono io la morte, porto corona, eccetera. Che appunto, tra l'altro, ottiene un grande successo anche quella canzone lì, insieme a tutto l'album. Quindi un tema trattato in maniera necessaria, sembra quasi parlarne come una necessità, nonostante lui sia effettivamente molto giovane quando fa questi album, ma va subito a interrogarsi su quello che di fatto è uno dei temi più importanti dell'umanità da sempre. E forse anche per questo, e lì ci ricolleghiamo a ciò che dicevo prima, forse proprio per questo va a toccare delle corde che sono già dentro le persone. Ecco, questo qui è un tema assolutamente strano, quanto presente nei primi dischi, ma c'è poi lungo tutta la carriera una traccia continua, la morte ritorna spesso e volentieri. Secondo me, infatti ho dedicato un capitolo nel libro
all'infanzia, al tema dell'infanzia, che ritorna sin da Confessioni di un malandrino, ma andando a toccare diversi aspetti dell'infanzia, tutti riconducibili, secondo me, a un'infanzia di timidezza. Ecco, c'è sempre un sentimento di timidezza, di chiusura nei confronti del mondo in diverse canzoni dedicate a questo tema. C'è il rapporto con la natura, e questo è appunto La pulce d'acqua, è il disco principe in questo senso, ma anche qui ritorna spesso e volentieri il ritorna al rapporto tra l'uomo e la natura, il rispetto dell'uomo nei confronti della natura. La pulce d'acqua è proprio che arriva dalla tradizione degli indiani d'America, va proprio a esplorare questo tema qui. Ci sono anche altri temi più banali, tra virgolette, o trattati abitualmente come l'amore, insomma, le canzoni d'amore, ma sempre in una maniera diversa, va a indagare aspetti un po' differenti, non sono le canzoni d'amore tradizionali, ma faccio un esempio clamoroso che riguarda una canzone che si chiama La donna della sera, il cui testo è tratto da una poesia di Paolo Silenziario, che parla di una donna matura e va a descrivere proprio in maniera forte, ma assolutamente poetica, lo sfiorire di una donna, insomma, dal punto di vista fisico, mettendoci però una passione assolutamente così esasperata, ecco, molto forte. Canzoni d'amore molto atipiche, ecco. Quindi temi non consueti, come la morte, eccetera, o temi consueti trattati sempre in maniera un po' differente, come a voler mostrare una sfaccettatura diversa. Una sorta di lato B, tu dici? Sì. Senti, tra un altro aspetto secondo me interessante un po' di Branduardi è un po' la popolarità, cioè il fatto che sia un po' intrinseco nella nostra tradizione, vuoi adesso per le canzoni più canoniche, però poi per assurdo mi ha sempre molto incuriosito questo cortocircuito che si crea, magari sbaglio, ma tra la sua figura che è entrata appunto in questo immaginario popolare, quindi anche questi capelloni che ricordiamo sempre, che cambiano anche nel corso degli anni, è assurda, e poi quel suo quasi voler sottrarsi un po' dai riflettori, almeno quelli mediatici. Cioè lui è uno che calca i teatri, che calca un certo tipo di palcoscenico, ecco, determinati tipi di palcoscenico che, insomma, sono quelli suoi, ma che forse, magari dico sbagliando, si sottrae da un altro tipo di riflettore. Cosa pensi di questo? Cioè, nel senso, lasciamo stare che è molto coerente, forse sarà sicuramente molto coerente con tutta la sua storia, poi fondamentalmente che poi è raccontato, ma come si fa a non esplodere davanti a questo cortocircuito? Allora, sicuramente la sua è una musica che forse si sposa anche poco, no? Con la televisione, ecco, per esempio. Quindi già all'epoca interessava poco, nonostante in Italia poi la Fiera dell'Est trovò spazio proprio grazie a un servizio di Odeon curato all'epoca da Paolo Giaccio, che diede, insomma, mise davanti milioni di persone la figura di Branduardi, ma tolto questo episodio, normalmente la televisione non deve nulla. Esempio, è uno dei pochi che non ha mai partecipato al Festival di Sanremo. Nonostante questa scarsa attitudine ai salotti televisivi o questo tipo di esibizione, ecco, di sentimenti, di vita privata, ha avuto invece un'attività assolutamente frenetica a livello di concerti, perché le sue tournée europee
magari duravano 100 concerti, 150 concerti, 90 concerti, cioè sono veramente tantissimi. E quindi credo che abbia sempre coltivato, sin dall'inizio, un rapporto diretto col pubblico. Tra l'altro, negli anni 70 non era poi così abituale che gli artisti andassero a fare concerti, se non proprio qualcuno magari per presentare il disco, perché vendendo i dischi non c'era questo bisogno di muoversi. Adesso sono tutti in tour perché non si vende più niente. Però allora non c'era questo gran bisogno, nonostante non ce ne fosse bisogno, lui, grazie anche all'attività assolutamente determinante di David Zard, che era un organizzatore di eventi a cui Branduardi deve sicuramente molto, soprattutto per la resa internazionale della carriera, la parte internazionale. Dicevo, grazie a David Zard, parte quasi da subito un'attività live che va a creare, secondo me, un rapporto diretto con il pubblico, tanto che questi concerti, che erano, parlo degli anni 70, erano produzioni enormi a livello anche tecnico, erano delle cose che non avevano assolutamente uguali in Italia e poche uguali in Europa. Proprio già a livello tecnico diventavano, per le luci, per gli effetti speciali, cadeva della neve, veramente delle atmosfere che il pubblico non aveva mai visto, va a creare un rapporto diretto, quindi il concerto diventa esperienza diretta, esperienza fisica, ecco, proprio fisica. Ci sono dei filmati che io ho visto mentre preparavo il libro, in cui ci sono delle persone che hanno proprio ballano in maniera quasi animale, ecco, e diventa un'esperienza che è fisica, è assolutamente inedita per l'epoca, ancora di più in Italia, ecco. All'epoca non si era proprio visto niente del genere, poi dopo, beh, se le cose sono modificate. Secondo me anche questo rapporto diretto ha creato proprio un legame. Ha fatto fare un salto. Ok. Non lo sapevo cos'altro. Se vuoi dico ancora qualcosa. No, no, guarda, visto che siamo un po' in chiusura, magari Davide chiudo io, nel senso che ho l'ultima curiosità, che un po' ce l'hai raccontato, ma ci hai raccontato di questo viaggiatore, abbiamo un po' attraversato i suoi temi, abbiamo attraversato alcune delle sue canzoni, e ci hai anche accennato di questo appunto salto generazionale che ha fatto, ma adesso ci stanno guardando un po' di lettori, immagino che magari i più conosceranno Branduardi, ma insomma la storia di Branduardi è una storia che sicuramente andrà avanti. Se dovessi trovarti davanti un ascoltatore, un lettore neofito, insomma, se dovessi spiegare perché Branduardi, ma soprattutto perché Branduardi oggi, come risponderesti? Perché non è facile questa. Non è facile, mi prendi contro. Ma ti rispondo parzialmente col discorso di apertura, cioè col fatto che evidentemente va a toccare alcune corde dell'animo umano che rimangono intatte. Però probabilmente di tutti questi temi, di tutti questi, di tutte queste tradizioni musicali, c'è sempre meno presenza, ecco, e quindi forse è un'occasione per andare a scoprire o riscoprire cose che non conosciamo, aspetti che non conosciamo, sia della tradizione nostra, italiana, ma anche della tradizione europea ed extraeuropea. Siamo in un'epoca dove tutto è, no? è assolutamente globalizzato, ma in realtà poi si rischia di finire in un grande minestrone in cui poi tutto sembra alla fine identico, no? Non ci sono differenze. Forse è con un'occasione per andare a scoprire, a riscoprire quelle differenze. Mi sembra. Mi sembra. E
Io direi di passare direttamente, questa mezz'ora è volata, quindi noi alla fine di questi incontri, come vuole insomma un po' la nostra... Dovete spararmi per farmi smettere. come spesso accade quando gli autori parlano insomma delle, dei loro Ma bambini. Soprattutto io in ogni caso dovete spararmi, anche nella vita. E, allora, visto che ci sporcheremo le mani, insomma, io passerei al nostro brindisi. Cosa bevete voi? Cosa avete preparato per il nostro bicchiere? Parlo io? Allora, io che non sono, come dire, avvezzo ai fumi dell'alcol, quindi ho una clamorosa acqua della staffa o una clamorosa tisana della staffa. Beh. Quindi, boh. Facciamo una tisana che potrebbe sembrare più alcolica in qualche modo Sì. Rispetto all'acqua. Vale tutto. Davide, tu? Sì. Io ho un whisky. Un whisky, un grappino. E insomma, alla staffa, a Branduardi e al lavoro di Roberto. Grazie, buona serata. Grazie.